Obiettivo: eliminare il caos nei luoghi simbolo della Movida e razionalizzare anche da un punto di vista architettonico i dehors in città. A Salerno è tempo di bilanci per l'assessore al commercio Dario Loffredo, a 10 mesi di distanza dall'entrata in vigore delle nuove norme per gli esercenti. E martedì in consiglio comunale arrivano anche le indicazioni rinnovate per il cuore commerciale della città, in particolare nel tratto che va dalla chiesa di Santa Lucia a quella dell'Annunziata lungo la centralissima via Roma. Abbiamo visto che il dato è molto confortante. Infatti all'inizio si pensava che si favorivano le case all'aperto, come si dicono, no, le strutture chiuse, invece no, il nostro regolamento infatti ha disincentivato questo. Solo l'83% degli esercenti su tutto il territorio cittadino hanno preferito solo tavoli e sedie. Perché questo? Perché praticamente noi abbiamo fatto degli sconti importanti per quanto riguarda chi sceglieva l'opzione solo tavoli e sedie, il 20% in meno. L'anno scorso abbiamo recuperato oltre 590.000 euro, per quest'anno in corso, il 2018, le somme saranno quasi 700.000 euro. Questo sta a significare che quando dai delle regole certe, in 30 giorni la risposta di una pratica, che sia positiva o negativa, le persone pagano perché hanno delle regole corrette. Presenteremo il primo piano d'ambito che andrà nella zona più distintiva della città per quanto riguarda la Movida e va dalla chiesa di Santa Lucia al Teatro Verdi, e ci sarà praticamente tutta via Roma. Tutti quelli che vogliono avere un dehors si devono uniformare per dare una coerenza architettonica, trasparenze, materiale leggero, cubo di vetro, per rendere sempre più la nostra città accogliente e finire soprattutto di questo scempio che c'è di fronte al comune.